La lavagna luminosa. Ciao a tutti bambini! Oggi spiegherò alle vostre mamme e ai vostri papà come costruire una magnifica lavagna luminosa. Allora, per creare la lavagna luminosa vi servirà una scatola trasparente con un bel coperchio, alluminio, carta forno, una spatola da cucina e la colla vinilica. Allora, questa è la mia scatola luminosa, la mia lavagna luminosa. Non è bellissima come quella che verrà a voi, perché il mio coperchio è un coperchio di recupero, quindi l'abbiamo modificato in base alla scatola che avevamo. Allora, dovete riempire tutto l'interno della scatola con della carta di alluminio. Non serve incollarla, vi basterà solamente appoggiarla e schiacciare bene i bordini all'esterno in modo che resti fissa. Dopodiché, nella parte del coperchio, internamente, dovete spalmare la colla vinilica, mettere la carta forno lungo tutto il perimetro. Una volta che attaccate la carta forno con una spatola, dovete schiacciare e tirare bene 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 la colla in modo tale che non si formino dei grumetti. Dopodiché, una volta che si è ben attaccata, mettete delle lucette dentro, delle lucette LED, oppure se qualche papà o qualche mamma che si ingegna un pochino di più ha magari delle lucine di Natale che si possono attaccare alla presa di corrente, potete fare un piccolo buchetto laterale qui e far passare il filo da attaccare poi alla presa di corrente. Ora vi farò vedere cosa succederà con le luci spente. Allora venite vicino che vi mostro. Noi possiamo utilizzare la farina di polenta, metterla qui e in un periodo così stressante per mamme, papà e bambini possiamo rilassarci creando dei magici disegni, oppure possiamo ricopiare le lettere, scrivere i nostri nomi. Possiamo fare un sacco di cose meravigliose. Io sto scrivendo la parolina ciao. Possiamo mettere la sabbia cinetica di un altro colore e vedere le varie consistenze. Vedete la differenza? Possiamo sperimentare con diversi materiali. Questo aiuterà i bambini proprio a rilassarsi. Possiamo creare delle piste per poi giocare con le macchinine. Possiamo anche vedere come sono fatti gli oggetti al loro interno. Possiamo tagliare una fettina di limone e osservare bene tutti gli specchietti. Possiamo prendere delle foglie nel nostro giardino. Io avevo solo queste qua, però sono sicura che voi ne troviate delle altre, belle grandi e dove si possono vedere tutte le venature. Possiamo anche delineare il loro contorno. Potete divertirvi anche a ricalcare le immagini, disegni, immagini che trovate, qualsiasi cosa. Dovete mettere sulla lavagna il disegno che volete ricalcare, il foglio bianco sopra e poi potete divertirvi a riprodurre il vostro disegno. Vedete che facile!